Un uomo che gettava ponti anche agli avversari politici. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ricorda così Roberto Maroni dopo la visita alla Camera Ardente. In una delle sue ultime interviste, l'ex ministro leghista aveva indicato proprio nell'ex prefetto il suo candidato ideale per il Viminale, segno di una stima reciproca rimarcata anche nel momento dell'ultimo omaggio. Un grande organizzatore del lavoro, abbinato a grandissime qualità umane. Io ho avuto il vantaggio e l'orgoglio di lavorare con lui, quindi anche di apprendere, e niente, sentivo il piacere e il dovere di venire, volevo dargli personalmente l'ultimo saluto. Piantedosi ha poi ricordato il lavoro svolto da Maroni, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata. Fu l'inventore praticamente di quello che è stata l'organizzazione che ci siamo dati per dare una migliore gestione dei patrimoni confiscati alle mafie, per esempio. Nasce tutto da lui. Chiusa la Camera Ardente, ora Varese si prepara per i funerali di Stato di domattina. Decisione presa in via ufficiale questa sera dal Consiglio dei Ministri. L'amministrazione comunale intanto ha proclamato il lutto cittadino. Bandiera a mezz'asta, palazzo estense e in tutti gli edifici pubblici. Nei pressi della Basilica di San Vittore inoltre sarà installato un maxischermo per consentire ai cittadini di partecipare alla cerimonia che inizierà alle 11:00.